si intitola Butterfly Vision. Scrivetevi questo nome perché secondo me vi lascerà il segno. Si tratta di un lungometraggio, di un film, di una pellicola ucraina diretta da un regista che si chiama Maxim Nakochekin ed è al debutto. Ed è, pensate, questo film parla di Lilla, una soldata di 29 anni di età che purtroppo viene rapita per ben 2 mesi, quindi 60 giorni, e viene stuprata. La giovane non sposa, quindi si scopre purtroppo incinta dell'uomo che l'ha violentata, e quindi quando viene rilasciata deve affrontare un trauma molto forte, che è quello appunto della battaglia, ma al tempo stesso decidere se tenere la creatura, che purtroppo è stata, diciamo così, il frutto di questa violenza, oppure abortire. Non è il conflitto attualmente che ci sta nella Ucraina, no? Tra Russia e Ucraina, si tratta di battaglie civili nei confini con l'ex Unione Sovietica che ci fu già dal partire dell'anno 2014 e che si è andata a regolizzare ovviamente in questo tempo qua. È un film essenziale, gotico, macabro, ma al tempo stesso molto serio, in cui diciamo che si va a parlare, va a trattare proprio di tematiche piuttosto, chiamiamole, difficoltose, o meglio delicate, come quello tema caldo, caldissimo, Salvatore. Proprio da narratore italiano di YouTube Italia è tutto. Iscrivetevi se vi va a commentare. Un saluto, al prossimo.